Sai che pacchia quando un carrozza andava al conte tacchia con una ragazza bella o una racchia. Buongiorno! Buongiorno a tutti gli amici dello Zoccolo Duro! Mamma, quante ce ne ho da dire oggi! Intanto sono partito col conte tacchia. Un'altra chicca avevo tirato fuori alla romana. Siccome ieri abbiamo fatto una live romana con youtubers romanisti, andatevela a vedere se non l'avete vista. Bellissima live ieri sera. Ringrazio tutti quelli che c'erano, i nostri ospiti. Ma parliamo di Conte. Conte Tacchia, Erconte Antonio. Agghiacciante, come si dice. Allora ragazzi, continua a girare la voce che arrivi Conte al Milan. Ci sono stati contatti, questo è sicuro, che è stato contattato Conte, quindi non è una fake news, non è una cosa campata in aria, ci sono stati proprio contatti e Gattuso lo sa, infatti molto nervoso per questo, giustamente. In realtà c'è un problema. Il problema qual è? Che Conte ha un problema legale col Chelsea. Deve prendere quasi una ventina di milioni, una parte di stipendio che gli devono dare e una parte del contenzioso che stanno trattando per questo contenzioso. Quindi ragazzi, sono due briciole. Di conseguenza, essendoci questo contenzioso, non potrebbe arrivare subito, ma potrebbe arrivare fra un mese. Il che è molto male, molto molto male per il Milan, perché l'allenatore deve fare la preparazione e poi deve giocare, quindi o tieni Gattuso, che va benissimo, nessuno vuole mandare via Gattuso qua, tutti i tifosi lo amano, sta facendo bene, sta facendo un bel lavoro, quindi tutti vogliono Gattuso, occhio. Allo stesso modo Conte è un top allenatore, cioè con Conte vuol dire che torni subito al vertice. Quindi sono molto combattuto se essere contento o non essere contento per quanto riguarda il ritorno di Antonio Conte. Sicuramente, essendoci una nuova proprietà, vogliono azzerare tutto, che è giusto. Cioè, fondamentalmente, se io prendo un'azienda nuova che non stava andando bene, la prima cosa che faccio è cambio tutto il management e metto il mio. Quindi hanno mandato via Fassone, hanno mandato via Mirabelli, hanno mandato via altri nomi minori, non conosciuti. Il prossimo sta andando via Bonucci, adesso ne parliamo anche di Bonucci. E quindi probabilmente manderanno via anche Gattuso. Vediamo. Al momento il problema è questo: se Conte fosse libero sarebbe già al Milan. Se Conte non avesse il contenzioso col Chelsea, l'avrebbe già preso Singer, Elliot, Leonardo, chiamatelo come vi pare. Quindi occhio agli sviluppi. Giovedì viene la manager Stefania Saslowski, lei come si chiama lei? Stefanowski, Brandrowski, Grazianowski, la russa comunque, arriva in Italia. Infatti tutti parlano di asse Milan-Juve, in realtà è un asse Milan-Juve-Chelsea, non è un asse Milan-Juve, perché sia per quanto riguarda Conte bisognerà parlare, sia per quanto riguarda la Juve e quindi Rugani, che il Chelsea vuole Rugani, ma soprattutto per il Pipita Higuain. Perché il Milan, siccome Bonucci, non voglio commentarlo, non lo voglio commentare, si commenta da solo. Dico solo che ho già sentito i juventini che fino a ieri dicevano lo spostatore di equilibri, sciacquatore di bocche e quant'altro, già oggi iniziano a parlare in maniera diversa. Però con una squadra che gioca, lui è uno che imposta, potrebbe essere utile. Se diamo via Pjanić, abbiamo lui che imposta. Inizia a sentire
il rumore delle opinioni che cambiano nella testa. La mia invece non cambia. Bonucci rimane un ottimo giocatore, si è dimostrato un uomo di M, ormai se ne deve andare, perché adesso non può più rimanere, ormai non può più rimanere, anzi deve togliere immediatamente la fascia, immediatamente se la deve togliere e deve sparire, sparire. Poi io lo darei al Paris Saint Germain per prendere Thiago Silva, tutta la vita, perché ho sentito che ci vogliono fare lo scambio Caldara-Bonucci. Allora diciamo che Caldara è un ottimo giovane, un bel prospetto, un bel prospetto. Sicuramente non vale Bonucci. Bonucci vale dai 40 ai 50 milioni, Caldara ne varrà 15-20. Lascia stare che il Borussia ne ha offerti 30, ma quelli che c'è gente che offre 50 pure per Rugani, fuori di testa. Ma noi non è che siamo fuori di testa. Quindi assolutamente non sono d'accordo per lo scambio Bonucci-Caldara alla pari. Però ci devono dare un conguaglio monetario, si parla di 10 milioni, secondo me sono anche pochi, sono anche pochi. E soprattutto, soprattutto se vuoi prendere Bonucci, mi devi dare il Pipita. No che poi il Pipita va al Chelsea, perché poi mi arrabbio. Mi devi dare il Pipita. Quindi a questo punto ti dico, mio caro Leonardo, o ti fai dare il Pipita immediatamente e anche Caldara, poi ci metteremo a posto sui soldi, quello non mi interessa, oppure mi vai a prendere il Matador. Io sono stato il primo a parlare del Matador e ancora non, nessuno parla del Matador. Tenetelo sempre lì, tenetelo sempre lì, un mio sogno segreto, mio sogno segreto segreto, mica tanto segreto, ve lo dico. Quindi ragazzi, Bonucci ormai se ne va. Che vada alla Juve, che vada al Paris Saint Germain. Occhio al Paris Saint Germain, perché nessuno ne parla più, ma potrebbe muoversi ancora. Quindi Bonucci se ne va, via la fascia, via proprio. Deve sparire dalla mia testa. Deve sparire, proprio sparire. Non perché non sia un buon giocatore, ma perché si è rivelato veramente una persona squallida, squallida. Per quanto riguarda invece Conte, vediamo se arriva Conte, perché poi tra l'altro Bonucci è uno degli uomini di Conte, quindi anche questo fa pensare, fa riflettere. E poi se arriva Conte, un'altra certezza è che si fa comprare almeno un giocatore. Non è che possiamo avere tutti i giovani, cioè non fate, ve lo dico, non fate che prendiamo Caldara e Morata perché vi inizia a insultare appena arrivati. Appena arrivati vi insulto, Non possiamo giocare con tutti i giovani, se tutte promesse, per chissà quando. Non me ne frega niente di fare cast come fa la Roma, che prende Cioric, Kluivert e tutti i giovani. Non mi interessa. Voglio avere delle certezze. Il Pipita è una certezza, non Morata. Quindi non mi fate arrabbiare, già mi sto scaldando, Ero tranquillo e mi sto scaldando. Quindi vi saluto. Vi aspetto alle 15 per una live incandescente, perché oggi ci saranno tante notizie, ma la giornata vera sarà domani, perché arriva Stefania Saskoski da Londra. Quindi lì sarà il punto decisivo. Oggi si sapranno tante cose, ma lì sarà il punto decisivo, perché ho sentito dire di una trattativa separata, Caldara Bonucci e Higuain nella trattativa separata. Invece no, è lui che dovete prendere, se no non glielo diamo Bonucci, se ne va al Paris Saint Germain oppure lo teniamo in cantina, non mi interessa, non mi interessa. Quindi vi saluto, vado a fare colazione, ci vediamo alle 15, mi raccomando mettete un bel pollicione, condividete sto video, fatelo vedere a tutti i milanisti che devono iniziare a dirgli a Bonucci di andarsene e di togliersi la fascia subito, subito, subito. E io ero uno che lo difendeva, Ero uno che lo difendeva come giocatore. Ciao belli!